Il Teatro della Concordia Venaria Reale apre le porte agli stati generali delle associazioni venariesi per i consueti auguri di Buon Natale e per premiare le attività e le iniziative promosse. Una affascinante carrellata sulle tante associazioni locali che si occupano di varie attività di volontariato, ludiche e storiche, che trasmettono e trasportano attraverso il tempo tradizioni e valori profondi nel cuore della città. Siamo con il presidente della Proloco, Claudio Ban Macario. Presidente, non è una sorpresa scoprire come la città della Reggia sia sempre stata una città ricca di sodalizi e con un bagaglio di associazioni che riflettono i molteplici interessi e la vasta capacità aggregativa da sempre patrimonio dei venariesi. È stato un bellissimo Natale questo qua del 2018, perché possiamo dire che c'è stata veramente una bellissima risposta dal punto di vista di sodalizio, di collaborazione con le altre associazioni del territorio. Sono stati fatti veramente tantissimi eventi, forse non grossissimi, ma veramente tanti. E il bello di questo è che ogni associazione ha potuto dare una piccola goccia nel grosso mare dei festeggiamenti venarieri. Quindi dal punto di vista nostro possiamo dire che siamo veramente molto contenti di poter, diciamo così, aver avuto la possibilità, l'onore e il piacere di coordinare la logistica di tutto questo grandissimo contenitore natalizio. Complimenti anche all'amministrazione che ha saputo cogliere di ogni associazione il proprio istinto, no? E li ha spinti a partecipare maggiormente a tutti questi eventi. Quindi grazie a tutti, buon Natale. Ad aprire la festa degli stati generali delle associazioni il concerto del coro Tre Valli e della banda musicale Giuseppe Verdi. Sono circa 150 le associazioni che da tempo, come una foresta silenziosa, si muovono sul territorio con grande energia, passione e attenzione verso gli altri. Sette di queste condividono una madrina d'eccezione, Maria Di Benedetto. Ti posso dire, Fabio, che hai sbagliato, non sono sette, ma sono 10 le associazioni di cui io sono madrina. E ne ho anche a Torino, quella dei cuochi, l'associazione cuochi, presidente onoraria della Proloco. Cosa dirti? Sono associazioni che sul nostro territorio sono molto, molto presenti, si danno tanto da fare, c'è una sinergia fra di loro, di cui io cerco di essere un po' colei che li porta a essere uniti, organizzare feste unite. Io ci tengo a queste cose, io cerco di fare del mio meglio per questo volontariato di cui c'è sempre bisogno, anche di una forza di energia anche economica, e a volte c'è una tristezza su questo, e in particolare sono le due associazioni silenziose che tengo tantissimo tantissimo, la Croce Verde e i Vigili del Fuoco, che sono perennemente 24 ore su 24 a fare questo grande beneficio di volontariato. Signori, non c'è Natale, non c'è Capodanno, non c'è Pasqua, ci sono tante lamentele, ma queste persone sono sempre presenti nel territorio e tante volte sono anche un po' trascurate. Aiutiamoli se possiamo. Grazie e buon Natale e buon fine anno a tutti.